Seconda giornata del Comitato dei Radicali Italiani. Siamo in compagnia di Riccardo Macchioni, che quest'anno è eletto nel Comitato di Radicali Italiani. Giusto poco fa sei intervenuto e hai detto molte cose interessanti. Una mi ha colpito molto, che parlava appunto dell'associazione di promozione sociale. Sì. Ce le vuoi ricordare e spiegare un po' per capire dove queste associazioni, questa forma di associazionismo può eludere e quindi portare allo Stato meno oneri di quanto invece ne prenderebbe, e quindi alimentare insomma quella antidemocrazia che invece i radicali combattono. Allora, sulle associazioni di promozione sociale ci sarebbe da aprire un capitolo che poi se ne potrebbe parlare per ore. Il discorso che ho voluto fare era riferito alle clientele partitocratiche, io mi spiego meglio. Nella mia regione, nell'Emilia Romagna, c'è una legge regionale apposita che disciplina le associazioni di promozione sociale, cioè non è il male, non è niente di eccezionale questa legge, dice solamente, stabilisce i criteri che le associazioni che fanno attività culturale, appunto di promozione sociale, e dà anche la descrizione di cosa si intende, dando anche le esclusioni da queste associazioni opportune, e decide appunto quali sono i criteri da soddisfare per ottenere finanziamenti pubblici o comunque agevolazioni o utilizzo gratuito di beni pubblici, quali possono essere le sale per fare le attività, quali possono essere le sedi di queste associazioni e quali possono essere molto spesso anche dei bar, perché poi si scopre dei bar o delle strutture anche molto più complesse, perché poi si scopre che sotto una ragione sociale associativa si riescono anche a svolgere molte cose che si svolgono in realtà, e bisognerebbe fare così a regola e non a eccezione, con un esercizio commerciale, appunto quello dei bar per esempio, e ci sono associazioni di promozione sociale tante, che hanno gestione proprio un bar, dici? Cioè, nel senso, i famosi circoli. Allora, i circoli, non so che realtà siano nel resto d'Italia, però in Emilia Romagna i circoli sono realtà importanti, cioè sono associazioni, cioè punti di ritrovo, punti di ricreativi di ritrovo con un bar. E qual è il discorso del bar? Il bar è giustificato dal fatto che si tratta non di un bar in quanto il solito bar esercizio commerciale, cioè di fatto l'arredamento è quello, cioè parliamo sempre di un bar, però è un circolo perché è, se possiamo definirlo così, un punto di ristoro per i soci del circolo. Ma solo per i soci del circolo? Solo per i soci del circolo, ma poi succede molto spesso che per essere soci del circolo ci sono tesseramenti da 10 euro fino a scendere addirittura a 2 euro e chi si tessera a 2 euro e quindi ha accesso a questo punto di ristoro del circolo, che non si può chiamare bar, e ovviamente ha prezzi concorrenziali e molto spesso con, diciamo così, ci sono delle un registratore di cassa? Ah, beh, allora, qui parliamo proprio di eludere in toto la... Ma non è un'illegalità, eh? È tutto a norma di legge. Lo so, ma questo essere a norma di legge comunque porta un po' in meno, diciamo, all'economia, anche perché tu parlavi, sempre nel tuo intervento, del clientelismo che poi ne nasce, cioè il fatto di portare... Il clientelismo c'è a prescindere dalle associazioni di promozione sociale. Le associazioni di promozione sociale non sono il male in sé, sono uno strumento che viene utilizzato dalle clientele come bancomat, il che vuol dire che non è che tutte, ci mancherebbe, ci sono delle associazioni di promozione sociale che svolgono un'attività meritevolissima, ok? E sicuramente senza uso di clientele, senza bisogno di appoggi politici, e sono associazioni di promozione sociale. E non c'è la messa al bando, non sto dando la caccia alle streghe perché sono associazioni di promozione sociale. Succede che a volte viene utilizzato lo strumento dell'associazione di promozione sociale come bancomat per riscuotere la moneta di scambio del voto clientelare partitocratico. E quindi anche lì, come possono essere i bandi truccati, come possono essere le nomine nelle società e via dicendo, anche quello è uno strumento di esercizio della pratica partitocratica di
collocamento nel parco poltrone che ogni partito ha a disposizione o comunque cerca in ogni competizione elettorale. Partiti partitocratici poi si intende, perché il riferimento agli enti locali va anche per il discorso dei partiti partitocratici nazionali. Il segretario Mario Staderini parlava della situazione dei manifesti abusivi, sì. E quindi del condono che potrebbe, anzi sicuramente ci sarà per chi... È una vergogna, sì. Io volevo sapere appunto la situazione un po' dal tuo punto di vista, un po' dove abiti tu. No, a Sassuolo, Modena si sta bene, da questo punto di vista qua c'è un rispetto della legge per quanto riguarda gli spazi elettorali che magari a Bologna già non c'è, perché già come si cresce di abitanti, diciamo che non è una pratica che è tanto tradizionale più al nord che al sud, o ha una definizione territoriale quello di avere più manifesti abusivi. Secondo me è direttamente proporzionale alla popolazione di dove si trova. Io abito in un paese piccolo e secondo me più il paese è grande, comunque più la città è grande, più sono i milioni di abitanti, più è una pratica praticata. Ma quindi pensi che comunque questo fatto di estendere, di condonare, oltre che normale essendo radicali si sa che comunque noi siamo contro questo, ci può essere invece un'alternativa? No, pagare le multe, i partiti devono pagare le multe. Cioè, l'alternativa quale? Non ho capito. No, è giusto. No, io dico l'alternativa a quella di un po' si fa la questione dell'abusivismo e di delimitare determinati spazi, perché comunque i partiti fanno dall'inizio. Io pensavo di multare all'origine, cioè fare una vigilanza maggiore su un eventuale abusivismo che è come prevenire per curare. Posso poi dopo. Spararla grossa? Sparala. Ma se arrivassimo e magari qualche comune se ne facesse carico ai pannelli elettorali digitali, e forse con i pannelli elettorali digitali non si avrebbe il problema dell'affissione, perché non si avrebbero le affissioni e si avrebbe sicuramente un controllo, perché chi gestisce ovviamente l'attrezzatura digitale sa che in quel pannello deve andarci quel manifesto, e quindi non ci sarebbe più il discorso neanche della tacchinaggine, neanche di quelle schifezze che si trovano sui muri, che noi quando che gli stacchini, ogni tanto mi è capitato anche a me di fare lo stacchino, chiamano la lasagna elettorale, che sono i vari strati di manifesti l'uno sull'altro che immerdano i muri delle nostre città, anche quelli regolari, non preoccupatevi, sono una bella schifezza, perché molto spesso certi comuni, anziché mettere i pannelli dove affiggere i manifesti elettorali, di ripiego usano i muretti, o comunque lasciando tutto schifiato per non so quanto tempo, scusate il termine. No. Ma io invece pensavo anche a un'altra soluzione, questa è bellissima, anche quella, visto che i manifesti comunque devono essere stampati in qualche copisteria, in qualche tipografia, mettere magari un barcode o qualcosa direttamente sul manifesto, di modo che si sa comunque dove è stata stampata, perché chi lo stampa lo dà comunque a qualcuno per affiggerlo, quindi si prendono la responsabilità di stamparlo e di affiggerlo, quindi ci sarà stato qualcuno che lo avrà affisso, perché poi magari la responsabilità viene scaricata direttamente sul partito, quando magari potrebbe essere che il partito nemmeno ne ha conoscenza che quella determinata persona ha affisso in quel determinato posto. Il copione delle affissioni abusive è sempre che il partito non ne sia a conoscenza, quindi ci sono un sacco di copisterie che di loro spontanea volontà gli va di stampare questi manifesti per i partiti. Certo. Io mi domandavo anche... Sta succedendo al finimondo? Sì, effettivamente stiamo sentendo un... Andiamo a vedere. Sei tu il presidente, mi rivolgo al presidente del comitato, non al presidente dei radicali italiani, per Dio. E allora taci una buona volta! Impara a stare zitto! No, non mi piacerebbe che tu stessi al tuo posto, che non facessi il ciantone come hai fatto in occasione delle elezioni a Milano! Certo. È chiaro? Certo! Sei stato un ciantone! Ma lo sapevo già dove andare! E allora non devi, non sei...